Ciao ragazzi, eccomi arrivato nel mondo della matematica. Oggi sono circondato da strani segni che svolazzano qui intorno. Sono i simboli della percentuale. Per saperne di più ci colleghiamo con il nostro compagno di viaggio, Bruno D'Amore. Ciao Bruno! Ciao Fede, ciao a tutti! Io questi simboli li ho visti spesso nei negozi quando ci sono gli sconti. -20%, -30%, -40%. Ma che cos'è una percentuale? Devi pensare alla percentuale come a una frazione in base 100. Per esempio, tu hai 4 barrette di cioccolata e ne regali 2 ai tuoi amici. È come se quelle 4 valessero 100 e quindi tu e i tuoi amici ne hai regalate il 50%. Quindi 2 barrette di cioccolato sono il 50% di 4 barrette di cioccolato. Ma se io avessi 20 barrette di cioccolato, cambierebbe tutto. Dunque, se tu regali 2 barrette su 4, quel 2 rappresenta il 50%. Ma se tu ne regali 2 su 20, questo rappresenta ora il 10%. Oggi il calcolo percentuale si trova un po' dappertutto, nei negozi, in televisione, nei sondaggi. Come mai ha avuto tutto questo successo? Perché è molto più comodo utilizzare una percentuale che un numero grande. Mi spiego. La statistica è una scienza che serve per rappresentare l'andamento di un fenomeno che coinvolge molte persone. E allora è molto più comodo dire che sono andati al mare domenica scorsa il 20% degli italiani, piuttosto che dire che ci sono andati 12.385.423, il che non è molto significativo. Beh sì, le percentuali sono facili da scrivere, ma sono anche molto comode da rappresentare, perché si utilizzano i grafici. Un ottimo esempio di grafico è quello a torta, dove la percentuale è una fetta e l'insieme di tutte le fette, cioè il 100%, è la torta. E poi ci sono i grafici a barre, dove le colonne sono tanto più alte quanto più alto è il numero. Bruno, ma la statistica serve per disegnare e colorare la matematica? Beh, la statistica oramai è una scienza autonoma che ha preso una strada tutta sua. È molto importante perché permette di calcolare tante cose, per esempio le medie. A proposito della media, c'è una bellissima storia di Trilussa, il poeta romano, che in una sua poesia descrive una strana situazione. C'è un uomo che mangia 2 polli, un altro uomo che non mangia nessun pollo. In media hanno mangiato un pollo a testa, in verità uno ha mangiato anche troppo e l'altro invece ha la pancia vuota. Insomma, Bruno, la statistica non è infallibile. Ma come ti ho detto prima, la statistica si occupa di grandi numeri. Questo è proprio un esempio che non funziona. Qui ci sono 2 uomini, 2 polli. Sono numeri troppo piccoli per applicare le regole della statistica. Bruno, ma le percentuali si usano anche per qualcos'altro? Certo, Federico. C'è una disciplina in matematica che si chiama calcolo delle probabilità. Facciamo un esempio. Tu butti una monetina. Qual è la probabilità di ottenere testa? C'è una testa, una croce, quindi la metà. Dunque il 50%. Beh, con la monetina è facile. E con un dado invece? Oh, è altrettanto facile. Supponiamo che tu getti un dado, che tu vinca solo se esce il 6. Quindi hai una possibilità su 6. 16,6%. Ma allora, se la matematica serve per calcolare le probabilità, può aiutarmi a vincere alla lotteria? No, casomai è il contrario. La matematica ti aiuta a capire che conviene non giocare. Per esempio, c'è un gioco in cui si vince indovinando 6 numeri su 90. Sai qual è la probabilità di vincere? È 1 fratto 622 milioni, cioè in percentuale 0,0000. Immagina di scrivere 622 milioni di volte 0 e poi finalmente ho l'1%. Pensa che qualcuno ha calcolato che la probabilità che un asteroide colpisca la Terra è superiore alla probabilità di vincere quel gioco. Però so che le probabilità c'entrano con le previsioni del tempo. Questo significa che con la matematica si può prevedere il futuro? Beh, prevedere il futuro forse no. Però prevedere l'andamento climatico, quello sì. Con calcoli statistici e con calcoli di probabilità riusciamo oggi a sapere come andranno i fenomeni naturali nei giorni successivi. Tant'è vero che le previsioni di pioggia oggi vengono date con delle percentuali. E come sempre è arrivato il momento di chiederti dove si può incontrare la matematica nella nostra vita quotidiana e probabilmente sai anche la risposta. Beh, visto che abbiamo parlato di percentuali, ti porto in montagna. Supponiamo di essere di fronte a una strada in salita e tu trovi scritto 20%.
cosa significa 20%? Vuol dire che ogni 100 metri di strada in pianura tu ti alzi di 20, quindi 20%. Molti credono che 100% voglia dire trovarsi di fronte a un muro. Non è così. Vuol dire che per 100 metri di strada in pianura ti sei elevato di 100 metri, cioè un angolo di 45 gradi. Beh, spero che questa cosa non valga solo per la salita, ma anche per la discesa. Ciao Bruno e come sempre grazie per le tante cose che ci hai fatto scoprire. Ciao! Ciao Fede, alla prossima! Big Bang, il viaggio nella matematica, continua!